Eccoci ad Hannover, appena svegliati. Questa è la stanza in cui ho dormito io. Vi faccio vedere l'appartamento. Eccolo qua, come potete notare c'è un televisore da 85 pollici con PlayStation annessa, un bellissimo specchio, un Mac in onore di Marco, che era fissato con i Mac. Tra poco si riparte per Ischals, dove si andrà a prendere il traghetto. Vi faccio vedere anche questa piccola cucinetta dove c'è tutto praticamente, dal forno al microonde, alla macchina del caffè, alla lavastoviglie da 8 coperti. Come dicevo, quanto abbiamo pagato, Simone? Te lo ricordi? 70... 71 e qualche cosa. 71 e qualcosa. Per questo, per l'intero appartamento. Devo dire che è un'ottima soluzione se venite ad Hannover. Ve la consiglio decisamente. Pronti per la partenza? Salutiamo Hannover. Questo è l'esterno dell'appartamento dove abbiamo dormito. E questo è l'esterno di ciò che si vedeva dalla parte dell'ingresso, mentre quello che ho mostrato dopo dava sull'altro lato del palazzo. È ora di partire e prossima tappa sicuramente ci fermeremo per pranzare la pasta asciutta oggi. Il cuoco mi pare di aver capito che cos'è che preparerà, com'è, pasta penne rigate alla... Facciamo pesto o tonno? Forse tonno. Tonno, vero? Oggi tonno. O pesto, vabbè, lo vediamo. Quello che vorrà cucinare per noi andrà bene. Decideremo cosa dice la pancia. E infatti. Ok. A dopo allora, ciao. Ciao. A 500 metri circa dalla destinazione di oggi, che dovrà essere Ischals, il porto di Ischals, dove prenderemo la nave credo domani mattina, visto il tempo, visto l'orario, per andare a Kristiansand, quindi finalmente arrivare in Norvegia. Ci siamo fermati in quest'area di servizio dove abbiamo mangiato. C'è da dire che il nostro amico Simone ha 3 figli e non 2 figli. L'altro ieri ho sbagliato a dirlo, e sono insorti tutti amici e parenti, giustamente. Ha 3 figli, voglio dire, bisogna dargliene merito, una persona in gamba. Ok, a presto, a più tardi, ci vediamo per strada verso Ischals. Capo Nord, arriviamo. Allora, siamo appena entrati in Danimarca, appena da circa 100 km. Abbiamo scoperto che in Danimarca non esistono i distributori di benzina dentro l'autostrada, pertanto... Siamo dovuti uscire e farci la bellezza di 6 km abbondanti per trovare un distributore. Benzina. Quindi ne saranno altri 6 per ritornare a prendere l'autostrada. Esatto. Va bene tutto. Però in compenso il distributore qua, come tutte le cose che qua al nord funziona tutto perfettamente, basta organizzatissimo, è sufficiente avvicinare il telefono alla postazione con il contactless, diciamo, esatto, e si sblocca la pompa e ti serve, fai benzina, tutto ti necessita. E te che sei italiano devi fare solamente la conversione tra corona danese e euro. In questo caso la benzina è 11 corone 89, la 95 ottani, che corrisponde a 1,60 euro al litro. Adesso ci mettiamo
le giacche, uno strato di giacche in più perché la temperatura si è abbassata, ci sono intorno parecchio. Ai 17 gradi mi pare. Esattamente sì. Quindi il cielo è coperto. Appena siamo entrati in Danimarca. Speriamo che non minacci pioggia, giusto per non arrivare bagnati alla destinazione questa sera. Esatto, che sarà Ischals, dove domani mattina nella stessa città prenderemo il traghetto che ci porterà finalmente in Norvegia. Andi. Adesso c'è il rito di Marco. Prenderemo lui in questa versione spavalda. E lo cercheremo un posticino per lasciarlo qua, sperando. Qua è tutto pulitissimo, quindi secondo noi abbiamo pensato che se lo mettiamo in qualsiasi posto a vista in non tre secondi tanto. Lo tolgono. Quindi qualche punto un po' nascosto, non lo vedranno tutti, però lui là dietro ci sarà, lui controllerà. Esatto. Vero? Controlla. Vero. Andiamo. Ciao Marcuccio! Auguri! 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 100.000! Siamo arrivati a Ischals. Questo che vedete è la IT, cominciano a chiamarsi così anche qui in Danimarca, è la IT dove alloggeremo, che vi faccio vedere velocemente stanotte, ma domani ci sono due letti là sopra, altri due letti a castello qua, accendiamo, ok. Il bagno graziosissimo e infine la camera da letto matrimoniale che è qua, oltre a questa meravigliosa cucina e a quel soppalco lassù. Bellissimo, meraviglioso, pagato 108 euro in due per due persone. La signora gentilissima a mezzanotte e mezza, guardate intanto che luce che c'è a mezzanotte e mezza ci ha accolto con un sorriso incredibile e ci ha accompagnato qui. Bellissimo. Qua a fianco c'è un faro enorme che adesso magari da qua non si vede, si vede solamente un po' di luce, ma da là sotto fa un effetto incredibile. E niente, quello è il mare, il mare che divide la Danimarca dalla Norvegia, il mare che solcheremo domani per circa 3 ore e ci porterà in Norvegia. Per il momento è tutto, buonanotte.